Per un trucco che duri tutta la notte, cominciamo dalla base pre-trucco. Questa è NYX ed è il Photo Loving Primer. Per coprire le occhiaie uso il correttore fluido effetto lifting numero 100 di Diego Dalla Palma. Anche il fondotinta è Diego Dalla Palma e questo è il Makeup Studio fondotinta alta coprenza a lunga tenuta. Fisso la base con la cipria compatta opaca numero 002 di Pupa. Il primer per ombretto nella versione smoky è di Kat Von D ed è perfetto per i trucchi più intensi. Sull'arcata sopraccigliare applico l'illuminante che è il numero 02 Gleam di Mulac. Nella piega dell'occhio stendo l'ombretto marrone ed è il numero 66 dei 24 ore Velvet di Deborah. Il prossimo ombretto sempre di Deborah è il numero 39 ed è un grigio marrone e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Anche sull'angolo interno applico l'illuminante Mulac. Sulla palpebra mobile stendo prima l'ombretto nero, che è il numero 13, e poi vado a riprendere l'ombretto opaco marrone. Applico la matita nera waterproof sulla rima interna, sia sopra che sotto, e questa è di IT Cosmetics. Picchietto sulla palpebra mobile un po' di colla per glitter, Too Faced, e il glitter è il 3D Copper di MAC. Stendo il mascara che è il nuovo Extra Sculpt di Kiko. Le ciglia finte sono Lina Lashes, spero di pronunciarlo bene, dovrebbe essere Nayona il modello. Riempio le sopracciglia con il duo di Pupa numero 003. Sul bordo esterno applico la matita perfettina di Neve Cosmetics. Sfumo la matita in modo che non sia visibile. Delineo il contorno con la matita nude di MAC, questa è Subculture. Il rossetto opaco è NYX, questo è Cairo. Come fard uso il numero 02 Shade Fusion di Kiko. Come tocco finale, anche sullo zigomo applico l'illuminante di Mulac. E questo è il trucco finito, vi mando un grandissimo bacio e buon capodanno e buon 2016. Un bacio, ciao!